ad Assaggi di Salute. La super ricetta di oggi, studiata con il team di esperti di nutrienti e supplementi, è a base di quinoa, un superfood della regione andina che negli ultimi anni sta spopolando anche in Europa, grazie al suo elevato valore proteico e all'assenza di glutine. Non è un cereale, non è un legume, appartiene invece alla famiglia degli spinaci. La quinoa è ricca di fibre insolubili, proteine, acidi grassi omega 6 e omega 3 e di lisina. Per questo è altamente digeribile e ha proprietà antiossidanti. Ci potete preparare primi piatti, polpettine, ma anche dessert. Insieme cucineremo un piatto unico che ho chiamato torretta di quinoa con porri, piselli e caprino. Ci serviranno 100 g di quinoa, 200 ml di acqua, mezzo porro, 2 manciate di piselli surgelati, 100 g di caprino, olio extravergine d'oliva e pepe nero. Per prima cosa tagliamo il porro a pezzettini e prepariamo un soffritto utilizzando un tegame dai bordi alti. Dopo un paio di minuti uniamo i piselli e la quinoa, precedentemente risciacquata con cura così da toglierle l'eventuale sapore amarognolo. Versiamo l'acqua, un pizzico di sale grosso e portiamo a bollore. Quando bolle mettiamo il coperchio e spegniamo il fuoco. Lasciamo riposare per 10 minuti e vedrete che la quinoa, un po' come il couscous, assorbirà tutto il liquido. È il momento di diventare architetti, impiattando la quinoa con l'aiuto di un coppapasta. Ora creiamo una knell con il caprino e lo disponiamo al centro della torretta. Insaporiamo il tutto con una spolverata di pepe. Voilà! Chi sarà il primo ad assalire la torretta? Seguiteci su YouTube, Facebook e sul sito nutrientiesupplementi.it per scoprire i nuovi assaggi di salute. Potete trovare anche tutte le ricette in comodi PDF da stampare e tenere con voi in cucina. Ci vediamo al prossimo assaggio!